La paura di un contatto, i rapporti a distanza, la perdita di amici e familiari, il lavoro che manca o quello da casa e poi mascherine e già la volontà. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto devastante sull'economia e sul sistema sanitario, ma ha provocato ripercussioni anche sulle condizioni fisiche e psicologiche delle persone. Il primo lockdown, in particolare, ha cambiato le nostre menti influenzando le nostre abilità cognitive. A dimostrarlo è un lavoro condotto dall'Università di Padova in collaborazione con l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Santa Lucia di Roma. Ce ne parla oggi la ricercatrice in neuroscienze cognitive Giorgia Cona. Abbiamo trovato un effetto peggiorativo soprattutto a livello di attenzione, concentrazione, orientamento temporale. Quindi quello che percepivo anch'io, che ora è? Adesso, oggi che giorno è? Sabato e domenica? Un disorientamento un po' generale. Era effettivamente un fenomeno molto molto comune in tutta la popolazione. Allo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE hanno partecipato centinaia di persone che hanno risposto ai questionari online diffusi sulle pagine social del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. E dalle risposte è emerso che durante il periodo di restrizioni di isolamento sono aumentati la severità e i disturbi del sonno. Il 36% ha riportato sintomi ansiosi, mentre il 32% sintomi depressivi. Più risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi, un precoce risveglio mattutino, tendevano a mangiare di più, quindi un po' riempivano questo vuoto o sfogavano possibili ansie e paure attraverso il cibo. C'era un'alterazione anche a livello di sfera sessuale. D'altra parte avete riscontrato però un miglioramento della memoria. Una delle nostre ipotesi è che avendo meno cose da fare, meno impegni, uno stile di vita meno stressante, perché rispetto a prima non avevamo praticamente nulla da fare, non avevamo scadenze, potevamo maggiormente prenderci il nostro tempo per ricordare, per immagazzinare le informazioni, quindi per vivere la nostra vita interiore, diciamo. Dalla ricerca è emerso anche che alcune fasce della popolazione sono più vulnerabili, come i giovani che rispetto agli anziani hanno risentito maggiormente del lockdown e le donne. Su di loro vi è stato un doppio, anche triplo carico, sia quello lavorativo ma anche quello della famiglia. La didattica a distanza, ad esempio, ha comportato un impegno gravoso per i genitori. Ora il prossimo step, ci ha svelato la ricercatrice, sarà quello di capire se e come la pandemia possa influenzare le scelte di tipo economico. Come ci comporteremo? Come destreggeremo le nostre finanze? Come faremo le scelte dal punto di vista economico? Noi ci aspettiamo di trovare delle differenze rispetto al prima. Il grado di incertezza è elevatissimo e questo si immagina, si rifletterà anche su come ci comporteremo dal punto di vista economico.